incontro la banda. Sì, già ti ho detto una volta, non mi tocca a cazzo, frate, se non una cliccata della birritta in bocca. E il saga, frate, torbella, te rompiamo le masse da baseball sulla testa, frate, non mi rompe di coglioni. E il saga, torbella, frate, già gli entra qua, stai cool, la mia banda, ed eccolo qua, che sfida disturbata, tu stile chic, no, stile da borgata, ti cazzo come niente, da sempre soffendente, già con le forze di pelle di serpente, fine fresca e muove, la fine naturale, un stile imprescindibile, femmina alto mare, di certo la mia festa, forse non è fic, meglio la mia festa, nel tuo grotta di nelle grotta di Venn, via, Toriatti, banda 400, nessun, di pischelli più coati, coati, se stroppi, poi scappi, già anche ti mira, attento, lo pasti, guarda nei quartieri, ci sono cresciuto in Sir Giants, Sir, quel terzo segno, torbella, torbella, sono le storie delle volte bagai, sono le picce guai. Te. Dimmi come torbella Monaca la sera si regionale della Rai. E che dirai, che la conosci o sei stato mai? E che ne sai, come giocano i bambini nei cortili, nei quartieri, al terreno, si vuole strutture, dire, ringhiere. Cosa vuoi sapere, cosa vuoi vedere? Le sgommate, le scopate, le figate col GPR, proprio qua, giorni di notte di miseria, una vecchietta con in mano solo osaio, recita, preghiere, discoteca, house e la musica che se balla. Noi mettere Giannici nel tappalla, boh, sto balordo, viveva senza soldo, uscita di A7 dal grande raccordo. Quanto sei bella banda, ok, casel bruciato, Rocca Neri, Torbella, tutte le borgate di Roma sono così, frate, stop campana, se stiamo, è così, 2006, siamo meglio noi, sei meglio te, facci vedere, dimostracelo. Ci sto salendo, di capire un quartetto a te. Brava, di che mi sono salendo un quartetto? Ci sto salendo. Ma c'è di un po' che mi chiedo, mi spini, c'è un po' giù, perché sono salendo, le volte cose, però... Ci sono i cerri, c'è la palla sono tantissimi episodi che ne so, una volta ci hanno fermato dentro la macchina. Stavo tornando da Pesaro, sì, da Pesaro, qui sul grande entrata a Roma, sul grande raccordo. Ma ti parlo di 97, 96, 97. È successo un incidente. Siamo scesi dalla macchina, io e mio amico, lui è un rom, uguale come me. Siamo scesi e abbiamo tirato fuori quella signora e signore, due persone anziane. Siamo dovuti scappare via. Per non essere portati in CTP, CPT anzi. Poi uno fa bene, ma non può, e poi su questi anziani hanno scritto in giornali, ci hanno cercato, ma nessuno a noi è mai venuto in mente di dire qualcosa, perché magari che ne so, qualcun altro è passato, gli ha preso il portafoglio e dopo mi accusano che gli ho rubato il portafoglio. Immagina che gioia. Ci sono pure tanti episodi di violenza gratuita che ho visto. Io, ringraziando Dio, non l'ho subita. Ma ho visto ogni volta quanto intervenivo. Non lo so per quale motivo, ma si fermava tutto. Non ho capito per quale motivo, probabilmente perché quelli che usavano la violenza, che prequisiscono donne, gli spogliavano nude alle stazioni di metro per la strada, c'è la più bella scena è quando hanno trovato un ragazzino di 8 anni con un cacciavite, senza manico, non poteva fare nulla, l'ho preso per giocare e lo hanno portato all'istituto di prima accoglienza. È successo un casino da Madonna perché si sono messi in mezzo assistenti sociali che sono incubo proprio per la nostra gente. Perché tutti dicono che noi approfittiamo dei bambini, che gli mandiamo rubare, che gli mandiamo chiedere elemosina a cattonaggio. E noi siamo sfruttatori dei bambini.
ma quello invece i bambini cagè quanto vanno alla televisione per fare un programma, mettono le faccine dei bambini che fanno la pubblicità, che fanno i film, che fanno, questo non è un sfruttamento, no, questo è un'arte, un lavoro. Questi bambini non devono lavorare, non dovrebbero lavorare neanche in televisione. Qui a Casellino c'avevo la baracca, subito questa che hanno fatto qui, no? Questa baracca qui sotto era la mia baracca. I miei bambini andavano sempre a scuola, io ho 7 bambini. Andavano sempre a scuola, qualche volta che non ci andavano, che stavano male con l'influenza e così, non andavano a scuola. Mio marito che sta in carcere, sta in Bibbia. E che ne so io, hanno fatto 2 relazioni qui, zingari, hanno detto che io mi comportavo male con i miei bambini, non lo so quale relazione hanno fatto per farmi questa cosa qui. Io voglio bene ai miei bambini, non li ho mai maltrattati, lo sanno pure le maestre dei miei bambini che vanno a scuola a Cecconi e un'altra a scuola un pochino più giù. Io conosco le maestre dei miei bambini, stavo lì, stavo bene io. Improvviso sono venuti i vigili, mi hanno detto che ci stanno delle cose, e complicazioni. Dice andiamo in una casa famiglia, lì starai bene, con i tuoi bambini starai accudita, a posto, starai a posto. Io ho pensato di sì, mi sono fidata e sono andata. Però quando siamo venuti al comune mi hanno diviso i bambini stavano piangendo, non volevano andare. Io pensavo che era un posto buono, che dovevo stare con i miei bambini, ma non divisa, che mi dividevano da un bambino. Un bambino c'ho malato, ho fatto 3 interventi, cioè 2 interventi al cuore, 2 agli occhi c'ho interventi. Un bambino che è nato così, un bambino che non sta bene, non è come gli altri bambini, però io mi sono sempre occupata di mio figlio, non l'ho mai maltrattato né menato, l'ho sempre voluto più bene di quegli altri bambini, non è un bambino come gli altri bambini. Però quando siamo venuti lì ci hanno diviso e mi hanno messo in un istituto, in una casa famiglia in cui non si comportavano bene. C'è una suora Emanuela, una suora, che si comportava male con i bambini, li menava, insomma. Non si tratta come una persona, una suora, come si deve stare con un bambino, no? Io dicevo perché li devi maltrattare così? Dice si deve insegnare la legge italiana. Io sono cresciuta qui, sono nata in Italia e non ho fatto mai così con le suore, con le persone. Dico, non devi menare così i bambini. Io non ce l'ho fatta più e me ne sono andata via con gli altri bambini perché da un mese che non me li facevano vedere, io ho preso quegli altri bambini e sono andata via. Li ho portati in Jugoslavia, quei 6 bambini. Da 7 mesi, dal 16 gennaio, che io non vedo quell'altro bambino. L'imploro, dico per favore per farli vedere mio figlio e loro non vogliono farmelo vedere. Dicono tu non comandi più niente ai tuoi figli, ma come questa la legge è così? Che io non comando niente, io l'ho partorito a parto cesareo questi bambini, io lo so come li ho cresciuti, no? Dico adesso ai vigili, dice che non possiamo fare niente, dipende tutto da questo giudice che lui mi ha tolto i miei bambini. Lei non lo sapeva come io vivevo con quei bambini. Io li ho cresciuti, io lo so come ho patito, so quando stavo qui con i miei bambini. E che ne so adesso, loro dicono è la legge italiana, non si può fare niente. Io non lo so più a che cosa fare, ho preso 2 avvocati. Loro mi dicono facciamo un ricorso per mettere sul passaporto, sul soggiorno di tua madre. Però ci vuole un anno. E adesso ho diviso i miei figli, non ho diviso mai. È la prima volta che io divido i miei figli da me per la colpa di queste persone che mi hanno fatto questa cosa. Questa cosa che non dovevano farla. Ascolta, tu hai detto che i bambini li ha portati via, li ha portati in ex Jugoslavia, da chi li hai lasciati? C'è mio padre che c'è la casa lì, è diviso da mia madre da 18 anni, c'è un altri 3 figli grandi e mio padre c'è la casa, lavoro, c'è tutto. E quindi io non ho saputo dove andare a portarli. Sono andata e li ho portati lì, che dovevo fare? Se li portavo qui, vedo che in una casa famiglia io pensavo che si trattano bene i bambini, però non si trattano bene. Poi mi dicono l'avvocato fa una denuncia penale, io ho paura di fare una denuncia penale perché lui è un bambino fragile, io stavo sempre vicino a lui. Só quero ver assim.
Ascolta, tu hai detto che sono stati delle persone che vivono nel campo. Sì, mi hanno fatto due relazioni qui. I zingari sono spie qua. Se facevo quella cosa, l'hanno portato da scuola per vedere lesioni e non c'aveva niente il bambino. Poi mi hanno dato il bambino dietro. Dice, questo bambino sta meglio lui che tu. Tu che ti devi andare a curare, non questo bambino. Basta. Tu ci hai appena raccontato che volete fare una strada unica che unisca tutto il campo in modo tale da avere una sola entrata per sorvegliarla. Avete paura? Beh, la paura potrebbe anche essere, però sinceramente non per il conto del rapporto con il quartiere, perché noi con il quartiere, con il nostro municipio abbiamo sempre avuto dei buoni rapporti, dei sbagli ci sono dappertutto, però mi sembra che non è successo niente tra di noi così grave da poter avere direttamente paura. L'unica cosa che in genere, siccome la mass media fa quello che fa, il suo mestiere purtroppo, certe volte è un po' più esagerato, la gente non sa più distinguere i delinquenti dai non delinquenti. L'unica che può fare questa cosa è la legge, le forze dell'ordine, basta. E quindi un po' di paura ci sarebbe, però teoreticamente, praticamente dal municipio nostro non ce l'aspettiamo. Gente per strada, vedo che ancora sta alle sue, a meno che qualche vecchietto che non c'ha più contatto così tanto con i stranieri, perché se noi facciamo la stessa cosa che fanno gli italiani in genere, però dico non tutti quanti, i rom sono i delinquenti e così via, ora dovremmo fare pure noi, gli italiani tutti razzisti? No, ci saranno un paio che pensano diversamente. Saranno di più, saranno di meno, esattamente non sappiamo, però a me non posso definire Italia ancora un paese razzista. Ma insomma tu cammini... Con tutte le leggi però che avvengono ora con le impronte e così via, quelle sono altre cose che non possiamo generalizzare tutta la vita di 10 anni o 15 anni che abbiamo vissuto qua con un momento di questo tipo. Certo. Comunque tu cammini tranquillo per strada? Io per strada, per il momento, da quello che vedo alla gente, mi sembra di essere abbastanza tranquillo, giustamente pure in base a come ti presenti, perché comunque sia un po' di mimetizzazione mi sembra che ci serve comunque, che questo porta male però. Cercare di mimetizzarti e non andare vestito come sei in genere è un po' fastidioso, anche se poi alla fine a compiere questa situazione siamo da tutte le due parti. Certo. Quindi non è colpa, io ritengo comunque, proprio nel fatto di dire che non è un'unica parte sbagliata. Però per arrivare a una cosa buona dobbiamo confrontarci, non soltanto parlare. Io parlo qua e rimane qua, viene un telegiornale, parliamo qua e rimane qua. Ci dobbiamo incontrare con forze d'ordine, con il sindaco, dobbiamo avere dei rappresentanti direttamente lì. Ai tavoli dove si decide, anche se il potere da decidere non è la nostra, però le idee devono arrivare lì direttamente, non scritte, non tramandate con altri messaggeri. Quindi il vero nemico è il pregiudizio, non è sì, ma quello ancora più che delle persone fisiche. Sempre, però quando si spiega alla gente dal vivo quello che succede, poi ognuno è libero a fare la scelta sua. Certo. Comunque sia, ci serve il confronto. Ascolta, che hai saputo di questa notte? Allora, che ho saputo? Ho saputo che sono arrivati due ragazzi, due macchine con i ragazzi italiani che hanno dato fuoco, hanno buttato con le bottiglie di benzina a fuoco là sopra. Dove ci sono gli sterpi, sì, no? Sì. E io ho visto, dopo quando hanno buttato le bottiglie, ha preso fuoco,
hanno buttato pure là sopra. Io penso che volevano fare così. Volevano circondare il campo. Circondare il campo con le bottiglie di benzina al fuoco. E così è successo. Però hanno visto che si erano accorti e penso che sono scappati. Voi avete paura? Certo che abbiamo paura di queste cose. Certo che abbiamo paura. Ci abbiamo bambini piccoli e se... Certo che... Sì, normalmente che abbiamo paura. Noi siamo... Quanti siamo qua? Siamo pochi, no? E certo che si arrivano tutti... diciamo italiani ci ammazzano qua e ci danno fuoco. E voi temete una cosa del genere? Come è successo ieri sera, no? Certo. Certo, se fosse arrivato ai prefabbricati sarebbe stato un disastro. Certo. Voi avete paura? Sì, come noi, sono tanti bambini qui. La sicurezza nostra è... Così. C'è la paura, c'è sempre, sul primo posto c'è stata la paura. Il nemico, noi non c'entriamo niente con la parte, non sappiamo neanche perché è successo. Noi ieri sera, tutti che stavamo qua a dormire, alcuni dormivano, alcuni stavano svegli. Siamo al centro, così all'improvviso arrivano tutti i slavi correndo tutti qua dalla nostra parte. Pensavo che si menano tra di loro, che ne sapevamo. Noi buttiamo gli occhi verso là, vediamo tutto il fuoco. Ho detto che un giorno prima sono andati a buttare ferro lo sfascio. E da là non sappiamo più niente. E qui i nemici sono italiani, questi sappiamo 100%. Perché noi ci conosciamo, siamo cresciuti qua noi. Adesso niente. 13 anni qua mi sento tranquillo, mi conosco quasi tutto la Magliana. Così continuato e così prossimo e sono... sono sgradevolmente stupido. Quando si cerca lavoro è un po' peggio. Cioè? Che siamo zingari o rumeni... È un disastro? Sì, mi allontana così un po'. E così... è male per noi, se non c'è lavoro, se non c'è quella. Da quelli che sta tutti, ma non mi guardano, ma che faccia!